Allora ritroviamo Alice Milani come avversaria, vieni un po' più qua, sul numero 014 di questo Palasport. Come vedi questo Palasport? Com'è, visto che... Bello, bello. I seggiolini nuovi. Sì, seggiolini nuovi, tutto colorato. Tutto colorato, no, molto bello. Vero. Sì, bello. Qualcosa di diverso. Senti, come si gioca? Bene, i ferri un po' duri, sinceramente, però per il resto bene. Allora, Alice, questa avventura in Veneto com'è? Devo dire molto positiva, da tutti i punti di vista, sia sportivo che umano e anche extra sportivo. Sono... Una formazione per te, insomma, al di fuori poi delle tue conoscenze, eccetera, eccetera. Sì, sì, sono cresciuta molto, anche comunque come indipendenza, e quindi sono molto contenta. Squadra giovane, quella di San Martino, purtroppo anche in fondo alla classifica, però questo importa fino a un certo punto, no? Bisogna cercare di giocare. Sì, certo, importa fino a un certo punto, però importa, infatti ce la stiamo mettendo tutta per cercare di risalire e stiamo dando il massimo. Senti, le tue prospettive quali possono essere? Continuare? Sì, spero di sì, e il prossimo anno dovrò scegliere l'università, non so ancora dove. Chissà, però il basket comunque fa parte dei miei progetti futuri. Benissimo, quindi questa dancer cosa dici? A tratti, no? Un po' così, un po' sinusoidale. Sì, a tratti, però una squadra solida anche fisicamente soprattutto. Ci ha messo in difficoltà dal punto di vista fisico, diciamo, sì. Bene, auguri e un buon proseguimento di stagione. Grazie altrettanto. I saluti? Fai i salutini, dai, mamma, nonna, zia, tutti i parenti che sono venuti a vedermi. E gli amici che ho, gli ovviamente. Amici, che... Anche lei, eccola. Ciao Benny. Ciao Alice. Ciao. Cara mio, ci sono stati minuti per te in questa serata. Sì, sì, sì. Discretamente contenta, insomma. Ma io in realtà pensavo più alla squadra che a me stessa, perché viste le ultime partite, anche l'ultima partita in realtà vinta, ma bella fatica, primo quarto 5-8, quindi in realtà il mio pensiero è alla squadra, non a me stessa. Quindi... La squadra che insomma ha vinto due consecutive partite qui in casa, certo, l'avversario... Diciamo che non erano di quelle avversarie di vertice, no, della classifica, esatto. come questa era l'ultima, però... Sì, in realtà, visto l'inizio del nostro girone di ritorno, anche noi potevamo essere considerate una squadra al loro livello. Loro comunque, San Martino è una squadra molto giovane e secondo me sono veramente un buonissimo gruppo, quindi peccano di esperienza, però... Io penso che queste due partite vittoriose vi liberino un po' la mente, insomma, da un po' di fatemi dammi, no? Sì, il problema è che la prossima è Vicenza. Quindi, ok, due vittorie ci caricano un po', abbiamo visto cose buone, ci sono ancora cose negative, però dobbiamo fare... perse, io direi, ancora, Abbiamo degli alti bassi, dicevo prima in panchina che è stata una partita un po' a onde giù, onde su, e nei momenti buoni va tutto bene, nei momenti cattivi si vede veramente il peggio di noi, non c'è movimento in attacco, palle perse... E niente, il problema della prossima settimana è che abbiamo le 98 impegnate all'interzona, quindi senza la 98, quindi senza la ciotola, senza Sturma, Pontoni, e quindi è una partita delicata che sarà preparata in pochissimi giorni, però almeno loro avranno il ritmo partita, speriamo che non arrivino stanche, perché comunque sono importanti, giocano, hanno minuti, quindi... Una vittoria che dà morale, che interrompe per la seconda volta consecutiva, ma lì insomma questa la ex ormai striscia negativa. Una vittoria insomma che fa anche dimenticare le cose brutte e vi proietta verso Vicenza. L'altra settimana ti avevo detto che la partita di contro Albino era l'inizio di una serie, speriamo lunga, questa è stata la conferma, chiaramente stiamo lavorando su alcune cose, e con Albino si sono viste un po' di meno, oggi si sono viste un po' di più, speriamo che la prossima se ne vedano ancora. È chiaro che il percorso, oggi avevamo davanti una squadra che è ultima in classifica, che però non ha mollato fino in fondo.
mondo, e però abbiamo fatto valere, diciamo, un pochino la nostra prestanza fisica, anche la nostra esperienza probabilmente. Ci sono ancora alcune cose che sono di, alcune palle perse, magari anche in maniera quasi banale, ci sono, no? Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, non solo le palle perse, rimbalzi in attacco concessi a loro, le percentuali di tiro, tanti sono gli argomenti aperti, stiamo lì, ci alleniamo in settimana, speriamo pian piano di migliorare anche in partita. Ecco, Vicenza però non è San Martino dei Lupari, per dire, no? È difficile come campo, anche come squadra. Sicuramente Vicenza non è una partita facile, oggi ha vinto a Bolzano bene, e chiaramente è una squadra che però anche lei ha avuto in questo ultimo periodo dei problemi, e quindi noi speriamo di tirarne fuori altri e andiamo lì comunque a fare la nostra partita. Quindi, cose positive hai detto, no? La prestanza fisica, insomma, che avete. No, positivo è l'impatto in difesa che abbiamo concesso al nostro avversario, soltanto 35 punti, quindi questo è sicuramente appagato. Siamo state aggressive su quasi tutto il campo, sempre dobbiamo lavorare sui tagliafuori difensivi, dobbiamo lavorare a limitare le palle perse, dobbiamo lavorare su una migliore circolazione di una palla in attacco. Allora, il tabellino della Carlotta Lainis non è stato magnifico quello, no, di oggi, però insomma la regia, qualche cosa insomma, è venuta fuori. Perché cosa avevi contro il canestro quest'oggi? Non lo so, sinceramente ci ho provato, poi ho visto che insomma non era serata, quindi ho preferito far giocare le mie compagne, e comunque in difesa spendo molte energie e stasera in attacco non è andata, però... Diciamo proprio la difesa, insomma, che, di cui state lavorando, la difesa che sta premiando, 35 punti hanno segnato solo, al di là degli errori poi loro. Sì, ci lavoriamo molto in settimana sia sulla difesa uomo che sulla difesa zona, infatti in partita siamo molto pronte a cambiare queste due difese in base alle situazioni, quindi i risultati si vedono. Siete più rilassati adesso queste due vittorie consecutive? Sì, dai, un po' sì. Più simpatico, un po' più... Beh, 4 punti danno sicuramente morale, le 5 sconfitte di fila... Li avevano messo in condizioni di paura, esatto, insomma. E quindi sì, ci danno un po' di fiducia in più. Vicenza, prossima partita. Vicenza, sappiamo tutti benissimo che è una squadra giovane, che corre, è molto attrezzata, e in settimana vedremo i loro giochi e che difese... È meglio preparare, saremo pronte per domenica. Guardate di non perdere troppo i palloni come state facendo, perché anche questa è una cosa negativa che fate purtroppo ancora, vero? Sì, è vero, perché forse abbiamo un po' troppa fretta di giocare in attacco, e questo... Complimenti, e segni un po' di più rispetto a oggi. Ciao.